Il rally è una competizione che può durare 3 giorni, 5 giorni, una settimana, che può andare avanti per migliaia di chilometri con qualsiasi tempo sui fondi stradali più impervi e diversi. Un rally è un test di resistenza, un banco prova stradale. In nessun altro tipo di competizione l'usura degli organi di una vettura è così rapida e violenta. Alla vigilia di ogni gara, i tecnici intervengono per aiutare le macchine a reggere all'impiego esasperato cui sono destinate. La preparazione riguarda in particolare i dispositivi di sicurezza, gli accessori, la protezione delle parti meccaniche. La parte inferiore del motore, la coppa dell'olio e il cambio sono difesi da una piastra fissata alla scocca. L'equipaggio viene protetto con il roll bar, una robusta struttura di tubi d'acciaio. Tra gli accessori, il Twin Master è indispensabile. Permette di misurare lo sviluppo del percorso e consente di determinare metro per metro la posizione della vettura in gara. Terminati i lavori di preparazione, le macchine e gli equipaggi si presentano alle verifiche ufficiali. Il controllo viene compiuto quasi sempre poche ore prima del via. Vetture e uomini affluiscono in una lenta processione e attorno si affollano giornalisti e curiosi. La vettura deve presentarsi ai controlli con la fiche di omologazione, in cui sono minuziosamente riportate le sue caratteristiche. Le macchine sono classificate in 4 gruppi. Il primo e il terzo comprendono le berline, gli spider e i coupé di serie, senza la minima elaborazione. Il secondo e il quarto comprendono gli stessi tipi di vetture, ma leggermente elaborate. I concorrenti devono presentarsi con una speciale documentazione. Per partecipare a un rally nazionale o internazionale, in Italia occorre avere la patente sportiva e la licenza di competizione. A mano che si avvicina la partenza, la complessa struttura organizzativa del rally accelera il ritmo. Direttore di gara, commissari sportivi e tecnici, cronometristi, segretarie, tutti sono mobilitati. Il loro lavoro continuerà per l'intera durata della competizione.
Rally vuol dire raduno, raduno di macchine, ma soprattutto raduno di uomini. I concorrenti si dividono in due categorie, dilettanti e professionisti. In gara tra loro non c'è alcuna differenza. La differenza è nella vita di tutti i giorni. I dilettanti sono appassionati che rubano alle ferie e alla famiglia i giorni per la grande avventura. I professionisti hanno fatto della loro passione un mestiere. Nei rally il compagno di viaggio del pilota si chiama navigatore. Al navigatore spetta il compito di preparare sulla base del regolamento di gara il tracciato da seguire, segnando i controlli orari, quelli a timbro e le prove di velocità. Insieme al pilota deve eseguire ricognizioni preventive delle strade e compilare con l'aiuto del Twin Master il radar, cioè quell'insieme di fogli che in progressione, chilometro per chilometro, recano le indicazioni del percorso, con i bivi da prendere, i punti di riferimento, i posti di assistenza. Rally è una gara che si prepara, non si improvvisa. Allora, furgone numero uno con i tuoi compagni, il primo servizio che fai al punto numero uno a Pigna. Il lavoro degli uomini e delle macchine è aiutato dai servizi di assistenza. Meccanici e tecnici compiono una vera e propria gara nella gara. E la preparano con la stessa accuratezza e la stessa meticolosità dei concorrenti. Prima del via c'è la riunione finale. Mappe, carte, spiegazioni. Nessuno deve sbagliare. La partenza di un rally è meno drammatica delle gare di formula, con le macchine che si scatenano insieme sulla pista, e tuttavia è ricca di un suo fascino particolare. Per primi prendono il via i migliori. Le loro vetture portano sulle fiancate i numeri più bassi. È un ordine assegnato secondo una graduatoria di meriti sportivi, in base ai risultati conseguiti nelle precedenti competizioni. Al via dello starter comincia per tutti la lotta contro l'orologio. Thank you.
Concorrente 69. Anche i tecnici del servizio assistenza hanno guidato nella notte. Si sono spostati per centinaia di chilometri. Ogni gruppo di meccanici copre in un rally più punti di assistenza. Ogni loro spostamento è programmato nel quadro generale della gara. In genere i punti di assistenza sono posti prima o dopo una prova speciale o durante una tappa di trasferimento particolarmente dura, quando appare assai probabile la necessità di effettuare riparazioni, cambiare pneumatici, rifornire di carburante. Chiave di un rally, i direttori delle scuderie predispongono servizi imponenti, radunando più gruppi di meccanici. Come base d'appoggio si cerca un distributore di benzina, un'officina dotata di sollevatori o almeno di una fossa, ma spesso ci si deve accontentare anche di uno spiazzo ai margini della strada senza alcun riparo. I furgoni contengono centinaia di pezzi, attrezzature, parti di ricambio, strumenti di pronto intervento. Ogni meccanico è uno specialista. In un'ora una squadra è in grado di smontare completamente un motore, metterlo a punto e far ripartire la vettura. Ma adesso non c'è tempo, i controlli orari aspettano. Una revisione dura in media 2 minuti e mezzo, 3 minuti, mentre l'equipaggio si concede un attimo di respiro. Le operazioni più urgenti riguardano la riparazione dei gruppi ottici, sia per ovvi motivi di visibilità, sia perché sono previste pesanti penalizzazioni, e la sostituzione dei pneumatici. Ci vogliono gomme leggere per percorsi asfaltati, altre normali per strade comuni, altre con battistrada speciali adatti agli sterrati, al fango, alla neve. Intorno alle vetture il lavoro è frenetico, ma straordinariamente coordinato. Ci sono servizi di assistenza che devono seguire 2 o 3 macchine e altri, come quello Fiat, che provvedono a decine di auto, tra quelle gestite in proprio e quelle dei clienti. In un rally i punti di assistenza sono praticamente indispensabili. Se non esistesse questo servizio, si calcola che il numero già ridotto delle macchine che concludono una prova del genere diminuirebbe del 70%. Al momento di ripartire, la macchina ha ritrovato la sua completa efficienza. Un tavolo, delle sedie, un cronometro oppure un segnatempo automatico, un gruppo di persone. Ecco un posto di controllo orario. Un CO, come dicono quelli del giro. Thank you.
ma le fasi più intense ed emozionanti di un rally sono le prove speciali. Se gli equipaggi più preparati riescono a non accumulare ritardi ai controlli orari, sono queste prove, appunto, a dare un volto preciso alla classifica. Una prova speciale è una gara di velocità. Il meccanismo è semplice. C'è un tempo minimo previsto per una certa distanza e ogni secondo di ritardo comporta punti di penalità, oppure il tempo di percorrenza è libero e i distacchi si determinano sul tempo realizzato dal concorrente più veloce. Il tracciato in questo caso è bloccato al traffico normale dalla polizia della strada. Pilota e navigatore hanno l'obbligo di portare il casco. Il navigatore legge, urla al pilota le caratteristiche del percorso riportate in appunti quasi stenografici chiamati note, e il pilota cerca di sfruttare al massimo le possibilità sue e della vettura. Speciale e l'altra una tappa di trasferimento. Il rally è anche una gara di regolarità. Quando si svolge su strade aperte al traffico, gli equipaggi devono rispettare le norme del codice stradale e in particolare i limiti di velocità nei centri abitati, altrimenti si può incorrere in penalizzazioni e nei casi più gravi anche nell'esclusione dalla gara. Possono essere anche momenti di riflessione. Si pensa alla casa, al lavoro di tutti i giorni, alla famiglia. Anche il momento della critica reciproca tra pilota e navigatore. C'è il tempo di discutere, di chiarire quell'incertezza, quell'errore. Un'analisi preziosa per le prove che ancora gli aspettano. Il rally è sempre un'incognita. Il percorso della gara, accuratamente studiato nella fase di preparazione, può sempre subire modifiche. Continuiamo il traffico quanto prima, attendiamo il passaggio del primo concorrente, traffico in nevata, ma transitabile, esibilità buona, piega le costiere. Soprattutto nei tratti di montagna, nevicate e slavine obbligano il direttore di gara a escogitare improvvisi dirottamenti.
50 e sinistra più più. Attenzione. Attenzione, al bivio tenere sinistra e subito destra più più e sinistra più più. 50. Attenzione. Sinistra meno e destra meno più. Alla casa sinistra più. Attenzione, attenzione, destra meno chiude e subito sinistra e destra più più. Allungo 100. Dai adesso, vai, vai, spingi. Vai, vai, dai sotto. Attenzione, attenzione. Al fondo sinistra più più e destra più più. Delle note, più o meno veloce, dà il ritmo all'azione del guidatore. Un esempio, l'auto esce da una curva. Il navigatore dice 100 dB meno 30 S+. Una frase che costa 3 secondi, ma per il pilota essa significa hai 100 metri di rettilineo, premi pure l'acceleratore. C'è poi una curva a destra veloce meno, quindi devi affrontarla in terza. Altri 30 metri dritti. Ora si presenta una curva a sinistra, inserisci la seconda. Sosta di poche ore prima di ripartire per la seconda fase della gara. Piloti e navigatori approfittano come possono di questi momenti di distensione. Che vuoi, Giulio? Primo, secondo, terzo. Sempre fermo. Dopo il passaggio che c'è passato prima di noi, non so se
sono su un altro, non hanno trovato, poi che sono venuto dopo in La classifica ufficiosa del rally e quella delle singole prove fanno dimenticare il freddo, la stanchezza, la tensione nervosa. Anche durante questo intervallo le vetture devono essere sistemate in parco chiuso. Prima che diventino intoccabili nel recinto sorvegliato, i tecnici effettuano una super assistenza. Ogni parte dell'auto viene controllata per scoprire eventuali danni provocati dai colpi e dalle sollecitazioni della corsa. Un'attenzione particolare è dedicata alle sospensioni, alle protezioni e all'impianto elettrico. Al termine della prima tappa vediamo l'equipaggio numero... Il rally riprende il via. Il parco chiuso è l'unico luogo tranquillo nel clima teso e agitato di questa seconda partenza. Per primi prendono il via i concorrenti che sono in testa alla classifica provvisoria. Le operazioni di questa partenza durano meno della precedente. In media, a metà rally, un terzo dei concorrenti si è già ritirato. Sono ancora in lizza 4 equipaggi ufficiali della Lancia su 5 partiti, 3 equipaggi ufficiali della Alpine Renault su 4 partiti e 3 equipaggi clienti piloti Fiat su 4 partiti sulle 124 Sport Spider. Sono inoltre ancora in gara i clienti piloti più rappresentativi delle varie classi e gruppi. Thank you.
Alle tappe di trasferimento seguono le prove di velocità. Dalla pianura si sale verso la montagna, nel continuo mutamento delle condizioni atmosferiche. Il logorio di centinaia di impatti contro il terreno, di accelerazioni e decelerazioni violente, di curve allo spasimo, pesa sempre di più sugli uomini e sulle macchine, mentre i meccanici nella notte continuano la loro azione di salvataggio. Sinistra meno più. Destra più e sinistra più più. Attenzione, attenzione. Lastre ghiaccio. Lastre ghiaccio. Attenzione.
molti rally fanno disputare nel finale della gara una prova di velocità eccezionale a favore dello spettacolo e del pubblico. Il tracciato di questa prova ricorda quello di una pista di bob. È un sinuoso serpente che si snoda tra due muretti di neve. Le acrobazie sono rese possibili su neve e ghiaccio dall'impiego delle gomme con chiodi al tungsteno. La vettura viene messa di traverso sulla carreggiata e poi raddrizzata in controsterzo e dosando l'acceleratore. Nei tracciati con dossi, quando non si sa in che direzione piegherà la strada, questa manovra è quasi obbligatoria. Se il muso della vettura è già rivolto nella direzione giusta, bene. Altrimenti un colpo di sterzo e una sbandata controllata riportano la macchina sulla via giusta. Male, le poche vetture rimaste in gara sono arrivate al traguardo. Gli ultimi controlli, poi le macchine vengono avviate per l'ultima volta ad un parco chiuso, a disposizione dei commissari tecnici. I cronometristi intanto sono al lavoro per compilare la classifica, tenendo conto dei tempi delle prove speciali, degli eventuali ritardi ai controlli orari, delle possibili penalizzazioni supplementari. Alla sera la festa della premiazione, non manca nessuno. Il grande albergo del Sestriere, come il palazzo del municipio di Nairobi, come lo Sporting di Monte Carlo, è ogni volta solo la conclusione di una gara. Già si fissano nuovi programmi, si stabiliscono nuovi appuntamenti. Sul ghiaccio, montare gli impianti supplementari di riscaldamento. È un rally nel sole e nella polvere. Sistemare le protezioni a tenuta stagna. Rally vuol dire raduno, un appuntamento continuo sulle strade del mondo. Thank you.